Gentili amici, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo su un bellissimo Canatos 70S. Stiamo per fare un accesso, una prova in mare. Stiamo attraversando il Tevere per arrivare fino al mare. Quindi ci troviamo nel parco ambientale dell'Oasi del Tevere, come potete notare. Oggi vi porto a vedere, guardate che meraviglia, i passaggi di questa barca. Un'antica signora tenuta a lucido, perfetta in ogni sua parte interna ed esterna. Adesso girerò la telecamera e vi farò vedere cosa significa davvero un'imbarcazione di altri tempi. Venite, questa è la dinette. Come potete notare, i legni sono quelli di una volta. Grandi spazi. Qui abbiamo la cucina. Poi abbiamo una piccola seconda dinette e la plancia di comando interna. Ampia, tutta strumentazione nuova, computer che gestiscono le varie parti, in questo caso c'è il profondimetro che gestiscono tutta la barca. Venite con me, scendiamo giù. Abbiamo subito una cabina ospiti verso prua con due cuccette. Eccola. Ed un bagno che serve con box doccia dedicato. Dopodiché si riparte verso il centro nave, dove abbiamo un altro bagno per servire le altre cabine, sempre una doppia con letti singoli di qua, come potete notare, un'altra doppia con, no, una singola, scusate, con bagno anch'esso dedicato alla barca. È un po' buio, però ve la faccio più facile. Ecco, già solo a trovare tutti i comandi luce non è una cosa semplice, devo dire la verità, anche per me che le vedo tutti i giorni. Dopodiché abbiamo la cabina armatoriale, quindi dedicata al proprietario dell'imbarcazione. Come potete notare, ha bagno dedicato, cabina armadio, un grande letto matrimoniale, ovviamente TV e tutti i comfort. Un'antica signora preservata.